Riorganizzazione della sanità. La settimana in commissione. 25 aprile, 70° della Liberazione. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 21 aprile, dopo le interrogazioni e le interpellanze, l'assessore alla sanità ha illustrato al Consiglio regionale i principi del nuovo piano di organizzazione dei servizi di assistenza territoriale, cui è seguito un ampio dibattito. In chiusura di seduta è iniziata la discussione di due atti di indirizzo per la difesa e la valorizzazione dell'ospedale San Luigi di Orbassano. In primo piano. L'assessore alla sanità ha illustrato all'Assemblea i principi del nuovo piano di organizzazione dei servizi di assistenza territoriale. L'obiettivo è quello di rafforzare i servizi di cure, riducendo il ricorso ai ricoveri ospedalieri. Il documento prevede anche di ridurre le strutture complesse delle aziende sanitarie dalle attuali 543 a 318. In vari interventi le opposizioni hanno chiesto alla Giunta un maggiore coinvolgimento del Consiglio nella programmazione dei servizi sociosanitari. In prima commissione è proseguito l'esame di finanziaria e bilancio regionale. La commissione istruzione ha dato parere favorevole ai criteri per l'erogazione delle borse di studio universitarie, innalzando l'ISEE a 20.956 euro, mentre l'ambiente ha svolto le consultazioni sulla nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte, ARPA.